Ma nasce dalla volontà della casa discografica, la Sony in questo caso, di rivalorizzare quello che è il loro patrimonio, no? Di archivio, e quindi hanno già fatto con Lucio Battisti prima e adesso con Fabrizio, e penso che faranno, anzi sicuramente faranno, con altri cantautori e poi decideranno loro per quanto riguarda l'archivio, il resto dell'archivio. E niente, io ho colto questo progetto proprio perché in qualche modo si va a recuperare quello che è la naturalezza originale del master, perché si lavora su dei master, e adottando questa nuova tecnologia che li fa ascoltare in una risoluzione molto 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 alta, diciamo, ecco. Non è stato E tradito, insomma, lo spirito originale. senza tradire lo spirito originale. E perché cosa succede? Che a volte lavorando sempre a volte su CD già, e quindi si sovrappongono diversi strati e non e si va ad ascoltare un disco diverso, si va ad ascoltare una canzone diversa, ecco. Invece adesso direi che abbiamo recuperato veramente, e l'avete ascoltato prima, quello che era l'intenzione vera quando è nata l'opera. Certo, Fabrizio non si sarebbe mai sognato, e tantomeno io opero per ottenere questo. Assolutamente, certe cose si fanno perché è giusto farle. La musica vive di questo, ma parlo proprio anche degli addetti ai lavori, ecco. Quindi se un'opera va fatta bene e dà la possibilità di continuare a fare questa attività, io aderisco e sono ben felice. Poi c'è un po' questa sovraesposizione, ma uno può scegliere di comprare o non comprare, ascoltare o non ascoltare, tutto lì, non c'è obbligo, non c'è violenza, credo. Oltre al cofanetto c'è un film che sarà anche al cinema probabilmente per pochi giorni. Noi abbiamo visto qualche minuto. Cosa ne pensi dell'interpretazione di Marinelli? È bravissimo, insomma. Marinelli è superlativo, un attore veramente che farà parlare molto di sé e secondo me è il più bravo in assoluto. Già da questo momento, ecco. E io dico, è stato talmente bravo, pur avendo a disposizione non tanto materiale, perché Fabrizio, anche visivamente, insomma, c'è molto poco, è scarno, diciamo, l'archivio visivo. E attraverso qualche foto e poche cose, frammenti appunto di repertorio, è riuscito veramente a, insomma, ve ne siete resi conto di quanto somiglia, di come si muove, di come parla, E che io mi domando, se l'avesse conosciuto, dove sarebbe arrivato a questo punto? È stato difficile rivedere un'interpretazione cinematografica di una persona che ha vissuto con lei. E lui me l'ha resa facile, direi. Ecco, perché sarebbe stata veramente impossibile. Non so come altro avremmo potuto realizzare questo film. Mentre riesco ad accettare, ad esempio, Valentina Bellè, che rappresenta me e che è bellissima ragazza, però non mi somiglia. Io la chiamo infatti il mio doppio, perché a parte che mi doppia nel senso, ma è alta 2 volte me ed è molto, molto diversa. Ma l'abbiamo scelta perché, a parte è bravissima, ma fra i due attori si è creata un'osmosi tale che rappresentano insieme quello che eravamo noi nella vita. E questo è quello che conta. Non me ne frega niente se poi mi assomiglia o non mi assomiglia, ecco.